sono estremamente felice e contento che finalmente i cittadini, attraverso il sottoscritto, possano portare una legge concreta, efficace e che tiene conto di quelle che sono le esigenze del mondo accademico, del mondo scientifico, del mondo medico, del mondo universitario, delle società tecnico-scientifiche, di quelle dei pazienti. Io ho voluto farmi promotore di questa proposta di legge che da anni che ne stavamo lavorando, portandolo in Parlamento. Per questa ragione ringrazio, oltre che il mio gruppo, il Presidente Cappellacci per averla inserita nel contesto dei lavori parlamentari. Abbiamo superato la fase delle audizioni, abbiamo superato la fase degli emendamenti, onde siamo in attesa che il Governo posso in qualche modo dare una risposta agli emendamenti che sono arrivati da tutte le forze parlamentari e quindi io mi auguro, ma oggi dalle parole del Presidente Cappellacci ne abbiamo ben compreso e capito, che questa legge possa in qualche modo diventare proprio legge della Repubblica Italiana prima dell'arrivo dell'estate. Questo significherebbe dare una risposta a un quarto della popolazione mondiale, questo significherebbe riconoscere l'obesità come una malattia, questo consentirebbe alle persone di avere quelle doverose risposte anche nel riconoscimento proprio dell'obesità, di poter inserire quello che è anche la discussione sull'autonomia differenziata all'interno dei LEA e che possa in qualche modo ritrovare quella importante e doverosa copertura economica tale da poter in qualche modo anche soddisfare quelli che sono i costi. Perché? Perché investire oggi significa risparmiare domani. Si dimostra che i paesi che in qualche modo hanno avuto una volontà di investire nel presente hanno poi trasformato gli anni successivi ad avere un abbattimento di quelli che sono i costi sanitari che oggi incidono tra l'80 e l'85% nelle nostre regioni e più o meno oltre il 50% in quello che è il bilancio del contesto nazionale stesso. Dopodiché sarei estremamente onorato per l'Italia, perché è stato uno dei paesi fondanti dell'Europa, uno dei paesi più riconosciuti a livello mondiale, in questo momento attraverso la Presidente Meloni a guida del G7, far sì che l'Italia sia il primo paese al mondo dove viene riconosciuta l'obesità come malattia. Ecco, se ciò avverrà, e ne sono convinto, sicuramente sarà una vittoria non per il singolo, ma per la squadra e in modo particolare per la squadra italiana che veramente in uno spirito collaborativo, determinato e incisivo, avrà saputo portare a termine una proposta che, come dico, parte dal territorio, parte dalla base e vuole soprattutto interessare proprio i nostri concittadini. Per questo ringrazio il Presidente Cappellacci e tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione per quello che sosterranno e sono certo e sono convinto che prima dell'arrivo dell'estate potremo dire finalmente in Italia c'è la prima legge al mondo sul riconoscimento dell'obesità.